Allora ragazzi, brutte notizie per quanto riguarda il discorso della pittura dell'iPhone 5 nero, perché se voi vi ricordate quando ero a Parigi me ne sono fatti cambiare due, tre, al che insomma abbiamo deciso sotto consiglio del ragazzo che ci ha venduto il telefono nello store di venirlo a cambiare in Italia, perché loro mi avevano assicurato che io avessi avuto 40 giorni per cambiare il telefono anche per questo difetto. Sono andato oggi a chiedere allo store qui in Italia. Vabbè che, insomma, li capisco perché è presto e non hanno ancora alcuna direttiva da Apple, non hanno ancora gli iPhone 5, non li hanno neanche mai visti. Il problema della pittura però resta, perché loro mi hanno detto che non fanno resi di telefoni acquistati all'estero, che i 40 giorni che mi hanno detto a Parigi diventano 15, 14, stavano uccidendo qualcuno, diventano 14 qui in Italia, quindi a me scadono fra una settimana, e che comunque io avrei dovuto aspettare qualche direttiva da parte di Apple per risolvere il problema, perché è un evidente problema di produzione. Io qua ho incontrato un altro ragazzo che l'ha acquistato a Nizza e tutto il suo bordo dell'iPhone 5 nero era tutto graffiato, quindi è un evidentissimo problema di produzione. Alla fine del discorso qual è? Io non posso cambiare il mio telefono, i 40 giorni sono diventati 15 giorni, 14 giorni, loro non sanno come si muoverà Apple in questo caso. Spero che comunque Apple, insomma, ad ogni problema di produzione ha sempre risposto positivamente, e ovviamente non è un problema che passa in assistenza, quindi non posso andare al Genius Bar a farmi cambiare il telefono perché è graffiato. Fatto sta, mi devo tenere il mio iPhone 5 nero graffiato, quindi ragazzi, se voi domani andate a comprare un iPhone 5 nero, fatevene aprire 40 finché non ne avete uno bello e perfetto, perché altrimenti dovete venire qua a far fare il reso, bla 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 bla, ci perdete tempo. Non comprate un telefono che costa più di 900 euro nella versione da 64G, che non è perfetto. Neanche il 16 che costa 700 euro, non li comprate se non li avete perfetti, perché è una presa per il culo.